azienda dirà se passeremo per quarto o per terzo, ma siamo passati in Coppa dopo un inizio difficilissimo e dopo che sembrava che questa Coppa fosse esclusivamente solo un ostacolo. È stata una Coppa difficile fino adesso, una Coppa che non ci ha permesso di lavorare con tanta continuità su tante troppe cose su cui dovevamo e dobbiamo ancora lavorare, però tutta la fatica fatta ha portato a un bellissimo risultato, è quello di essere passati al secondo turno, quindi credo sto venendo particolarmente contento. Sono contento dell'approccio che hanno avuto i ragazzi nel giocare una partita molto attenta, per fortuna è per la prima volta senza cali durante 40 minuti, cercando di perseguire continuamente tutti gli obiettivi che ci eravamo dati. Ho preso, quando loro si sono messi a zona, siamo stati comunque abbastanza bravi nel non eccedere in stupidaggini. Ogni tanto sbagliavamo ancora qualche gioco con Ivan che saltava fuori tre punti quando giocava bene impostato, però vuol dire qualche errore, ma ci siamo, fondamentalmente ci siamo così, stati attenti, siamo stati accorti su quello che dovevamo fare, quello che abbiamo fatto per tutti i 40 minuti senza mai smettere di difendere. È chiaro che poi dopo non può essere tutto, che allora adesso non è tutto bellissimo, mi rendo conto che poi anche loro a un certo punto non ci hanno più creduto più di tanto e quindi è stata più facile, però intanto è stata una bella partita. L'altra cosa, io non faccio mai nessun tipo di dichiarazione per i giocatori, molte volte sono anche molto criticato perché non vado mai contro nessuno, però io sono fatto così, credo che se i giocatori si impegnino è giusto sempre proteggerli e lavarsi i mani sporchi nella propria casa. Non faccio mai menzioni speciali, però sono particolarmente contento per la prova di Darius, è un giocatore che vive sempre al limite dello stato nervoso veramente molto alto, perché ci tiene in maniera viscerale. Me in tanti anni, purtroppo di Serie A, perché vuol dire che ormai il tempo passa, non mi ricordo un giocatore che lavora tanto come lavora questo qui. Dobbiamo chiudergli la palestra, purtroppo abita davanti al palazzetto e fa 6-8 ore al giorno, viene qua, rompe a tutti, agli assistenti, a me, al preparatore, perché non si dà pace nel fatto che ogni tanto non riesce a giocare bene. Quindi io credo che oggi questa partita non è che ha risolto tutto. Sbaglierà ancora del timing del premeccheraggio, sbaglierà ancora tante cose, però credo che sia veramente un bel segnale, soprattutto una cosa che si merita, di cui io sono particolarmente contento per lui, perché chi lavora tanto e chi ci tiene in maniera così viscerale credo che deve essere sempre apprezzato da tutti. Domande? Non resta che continuare così, come oggi, buona circolazione di palla, tutti coloro che sono entrati in campo hanno dato comunque loro contributi, tanti, pochi punti, lo stesso Schermadini, un giocatore che pur segnando poco ha fatto un lavoro molto notevole. No, ma io credo che la squadra fosse bene focalizzata su quello che doveva fare. E devo dire la verità, anche le partite disastrose sotto l'aspetto del risultato delle ultime che ci hanno portato un momento di sofferenza, siamo partiti sapendo cosa dovevamo fare, quello che dovevamo fare, però poi non riusciamo a farlo per tutti i 40 minuti, che è una cosa un po' diversa. Non vi spiego, l'attacco alla zona con Pistoia, per i 20 minuti abbiamo attaccato in maniera perfetta, e secondo me i 20 minuti ci siamo un pochino persi, sbagliando poi tanti tiri liberi, liberi nel senso di dalla lunetta e dei tiri liberi nel senso di aperti, cioè dalla costruzione di un gioco. Tutti hanno dato il proprio apporto, oggi siamo andati con due giocatori in meno nella rotazione, abbiamo giocato in 9, non ha giocato Scheck, e pensavamo fosse una partita comunque
questi due centri molto, molto pesanti, forse è dato giocare con Eric e con Scherma, anche perché Scherma piano piano sta salendo, e abbiamo così sacrificato la Ganà, che ha fatto bene, poi ha fatto male, poi si sta ancora curando, poi sta venendo l'educazione, e con la rotazione che avevamo ho preferito responsabilizzare un po' più quelli che erano così pronti per giocare in maniera molto feroce. C'è molto tempo per Marco, non è minimamente una bocciatura. Sapevamo che in teoria doveva rientrare prima di gennaio, è rientrato fin troppo prima, quindi insomma, la rotazione a 9 è stata anche un po' più facile da gestire. Pino, per avere questi miglioramenti, su cosa credi che debba lavorare di più la tua squadra? Cioè, hai sottolineato l'aspetto mentale, è questo l'aspetto dove dovete crescere di più? O fisico, o tattico? O tattico non c'è dubbio, sul riconoscere certe situazioni che noi ogni tanto, quando sono nuove, facciamo fatica a riconoscere se non sono state stramega allenate. Questo non c'è dubbio. Poi io credo che cresce a livello mentale, penso che ci sia sempre un buon approccio alla gara, anche quando partiamo male, però ci sono tutti che hanno voglia di fare bene. Nell'arco dei 40 minuti ogni tanto ci perdiamo, quando viene qualcosa poi non va bene per qualche minuto, subentra un po' di, così, di frustrazione, di ansia, e non eseguiamo più come abbiamo fatto all'inizio. Quindi questo è qualche cosa di importante. Poi c'è un secondo punto importante di cui ho discusso con i ragazzi, che ogni tanto non solo un giocatore gioca bene una partita e gioca male un'altra. Non dico che è normale, ma succede spesso nelle squadre in generale. Noi abbiamo ogni tanto questa caratteristica, che c'è un giocatore che i primi 20 minuti fa benissimo e i secondi 20 minuti non è che fa meno bene, è un disastro totale. Cioè, mi riferisco per esempio all'ultima partita, i primi due quarti di Ivan sono stati pazzeschi. Il terzo quarto è stato veramente deleterio, con quattro palle perse in maniera sanguinosa, con dei tiri sbagliati. Però questa cosa qui ci mette un pochino di difficoltà, ma non perché loro siano particolarmente così, che non ascoltano, che so, perché è una capacità che adesso ancora non è presa, non fa parte ancora di noi. Quindi questa cosa qui bisogna lavorare sul discorso del gruppo, e bisogna lavorare anche su di, però ogni tanto anche sull'individualità. L'ultima, aspettiamo Fedun che ritorni fisicamente a posto, poi hai dei giocatori in un ottimo stato di forma. Vabbè, insomma, oggi è chiaro che lui viene da dei mondiali e può usare un po' di stanchezza, però mi sembra anche che oggi abbia giocato con una verba, con una concentrazione molto alta. Grazie Pino. Grazie.